Siracusa, topografia e storia di una città greca di Droge Müller. È stato presentato ieri pomeriggio nell'auditorium del Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi a Siracusa il volume Siracusa, topografia e storia di una città greca di Hans-Peter Droge Müller, traduzione del lavoro edito nel 1969, di cui fino ad oggi esisteva solo la versione originale in lingua tedesca. L'opera, tradotta dalla professoressa Andrea von Arnack, docente di lingua tedesca e apprezzata guida turistica, è uno strumento fondamentale per la conoscenza dell'archeologia e topografia dell'antica città di Siracusa. La pubblicazione edita dall'associazione culturale Il Cenacolo della Siracusanità è stata fortemente voluta dal suo presidente Antonio Randazzo, primo sostenitore di tutta l'operazione, con il patrocinio della Società Siracusana di Storia e Patria, che ha collaborato con la professoressa von Arnack nella difficile opera della traduzione. Prendere l'iniziativa di far tradurre integralmente l'opera di Hans-Peter Droge Müller, scrive nella prefazione al volume Sebastiano Amato, presidente della Società Siracusana di Storia e Patria, potrebbe sembrare operazione tardiva e di scarsa utilità. In realtà si tratta di un'opera capitale negli studi di archeologia siracusana, che ha cancellato molti dei dati tradizionali della topografia di Siracusa, ponendo le basi veramente scientifiche delle ricerche che ad essa sono seguite. Antonio Randazzo, promotore del libro, della traduzione del libro da tedesco in italiano per quanto riguarda il famoso archeologo Droge Müller, naturalmente un'iniziativa lodevole, in quanto con questo libro si va a ridisegnare quello che è la topografia della Siracusa antica. Perfetto, proprio così. Diciamo che un punto fermo, Hans-Peter Droge Müller era uno dei più grandi archeologi al mondo. Ha fatto tante di quelle cose che sarebbe lungo spiegare. Comunque è venuto a Siracusa, ha misurato metro per metro e ha prodotto un libro in tedesco. Questa è la traduzione in italiano. Insomma, promotore di una grandissima iniziativa, un evento forse del secolo. Ma questo non lo so, tanti appunto dicono che è un fatto eccezionale, io credo, per me almeno, che sia un fatto normale, o come dovrebbe essere la normalità, cioè un cittadino che fa qualcosa come può per la sua città, per farla conoscere meglio. Vedo che c'è un pubblico molto vasto, soprattutto un pubblico molto qualificato. Appunto, ma proprio per questo, meno male, io mi sono scritto l'intervento che avrei dovuto fare e l'ho fatto distribuire, così mi limiterò solo a dire quattro parole di saluto e di ringraziamento, perché non sono abituato a parlare alle cerimonie, in queste platee così qualificate. Comunque è un fatto lodevole, ma vogliamo un attimo un particolare che l'ha spinta a promuovere questa iniziativa. L'iniziativa nasce da molto lontano, 18 anni fa addirittura, quando io ebbi per le mani il libro in tedesco. Guardando le mappe, le piantine, i disegni, intuì che si trattava di qualcosa di eccezionale. Tra l'altro, confrontandola con le mie conoscenze di allora, capii che insomma io avevo sbagliato tutto, o comunque quello che avevo letto dai vari autori c'erano molti errori. E quindi da allora ho pensato di farlo tradurre. In verità la provincia stava provvedendo, ma queste storie già che abbiamo detto, a un certo punto, quando ho avuto la possibilità, quindi recentemente, ho trovato un valido aiuto dalla professoressa Andrea von Arnack, che lo ha tradotto magistralmente, e poi giustamente Nello Amato, presidente di Storia Patria, e i vari componenti di Storia Patria che hanno corretto e ricorretto le bozze. Comunque credo, senza tema di smentite, che questa è una piccola opera d'arte ed è un dono alla nostra città, gratuito. Se poi volete, ho detto che chi vuole può fare la sua offerta e pagheremo il debito che la parrocchia di Boscominiti ha presso la farmacia. Ha contratto presso la farmacia? Presso la farmacia Lo Turco, per medicinali, latte, latticelle, crema riso, eccetera, eccetera, per i bambini poveri della città.
congratulazioni. Grazie.